Ok, proseguiamo quanto visto la lezione precedente sui teoremi riguardanti le funzioni derivabili. Abbiamo visto ieri che la funzione derivabile è sicuramente continua, non vale viceversa, e il teorema di Fermat: se una funzione continua in intervallo chiuso e limitato ammette massimo o minimo, ad esempio in x con 0, uno dei due, o massimo o minimo in x con 0 all'interno dell'intervallo, ed è derivabile in quel punto, la derivata è sicuramente nulla. Ok? Questo è conseguenza del fatto che in un intorno destro o sinistro, vedete per esempio questo con x con 0, a destra di x con 0 la funzione ha una derivata negativa, perché se questo è il massimo, qualunque altro punto io prenda, l'ordinata è più piccola di questo. Quindi se la x aumenta, la y diminuisce, la derivata è negativa. A sinistra la derivata è positiva, la funzione è crescente, ok? Di conseguenza nel punto di massimo la funzione passa da crescente a decrescente e quindi la tangente è orizzontale. Questo anticipo un pochetto quello che vediamo tra un attimo. Quindi se faccio la differenza tra due ordinate e le corrispondenti ascisse di due punti sulla funzione, a sinistra questa differenza è un valore che è positivo, a destra è negativo, l'unico modo in cui possono raccordarsi in x con 0 è che la differenza sia nulla. La differenza è il limite quando x è x con 0 tende alla quindici della derivata, necessariamente essendo derivabile la funzione deve avere derivata nulla. Questo è il succo della dimostrazione, che qui è dato per esteso. Ok? Non vale l'inverso anche in questo caso, la funzione può benissimo avere derivata nulla senza in questo caso presentare un massimo o un minimo. D'accordo? Tutto chiaro? X alla terza, la derivata è 3x alla seconda, in 0 questa vale 0, ma in 0 non presenta né massimi né minimi. È un punto di un altro tipo, vediamo tra un attimo. Oppure potrebbe non essere derivabile. A questo punto c'è un minimo, la funzione è continua, ma non è derivabile, quindi la derivata non è zero perché la derivata non c'è, non sai. Teorema successivo, teorema di Rolle. In quasi tutti i testi questo teorema include quello precedente. Separare secondo me è un pochino più digeribile. Se una funzione, x uguale a f di x, che sia continua all'intervallo chiuso limitato a b, estremi inclusi, è derivabile all'interno dell'intervallo, cioè esclusi gli estremi, in a e in b la derivata potrebbe essere verticale. Ok? E terza ipotesi, se negli estremi, cioè in a e in b, la funzione assume lo stesso valore, l'ordinata in a è la stessa che l'ordinata in b, quindi tre ipotesi. Un intervallo chiuso limitato, derivabile nell'intervallo limitato ma non chiuso, limitato aperto, quindi senza estremi, e agli estremi assume gli stessi valori, allora c'è almeno un punto, potrebbero esserci tantissimi, C all'interno dell'intervallo AB, dove la derivata è nulla. Questo dopo il teorema di Fermat è molto semplice da dimostrare. Ditemi se avete capito. È chiaro il testo? Esempio, qui ho intervallo AB dove agli estremi la funzione ha lo stesso valore, l'ordinata in B è la stessa dell'ordinata in A. Ok? La quota qui è la stessa. C'è almeno un punto, in questo caso ce ne sono due, anzi tre, in cui la funzione ha derivata nulla. Se è continuo intervallo chiuso e limitato, derivabile intervallo aperto e assume gli stessi valori degli estremi, in almeno un punto tra A e B la derivata sia nulla. Questa è la rappresentazione grafica. Perché questo? Beh, è conseguenza del teorema precedente e del teorema di Bolzano-Weierstrass che abbiamo visto a suo tempo sulle funzioni continue in intervalli chiusi e limitati. Perché se una funzione è continua
nell'intervallo AB chiuso limitato, Weierstrass dice che è una funzione limitata, quindi non può divergere, assume massimo e minimo, in questo caso il massimo sarebbe in questo punto e il minimo questo, massimo e minimo in quell'intervallo, e assume tutti i valori tra il massimo e il minimo. Questo è quello che diceva il teorema di Bolzano. Ma stando così le cose, quindi, posso dire che F di C è compreso tra il suo valore minimo m piccolo e il suo valore massimo m grande, qualunque sia la x compresa tra a e b. Nel caso di prima, m grande è questo numero, m piccolo questo, e F di C è compreso tra questi due, qualunque sia la x dell'intervallo a b. Ok? Questo sì, sto dicendo che la funzione è limitata e assume massimo e minimo in quell'intervallo. Ok? Cosa potrebbe succedere? Se, caso estremo, caso banale, se il massimo e il minimo, m grande e m piccolo, coincidessero, okay, la funzione sarebbe costante. E se quei due numeri di prima, se questo intervallo fosse di ampiezza nulla, la funzione sarebbe una retta orizzontale. Solo in questo caso massimo e minimo coincidono. D'accordo? Ma se la funzione è costante, la derivata è ovunque 0. La derivata di una costante è sempre 0. Quindi in quel caso tutti i punti tra A e B sono punti di derivata nulla. Quindi il teorema sarebbe banalmente vero. Se il massimo e il minimo, cioè il punto primo, la funzione è continua nel valore più limitato, quindi A massimo e minimo. Il massimo e il minimo, se coincidono, fanno sì che la funzione non possa che essere costante. Se la funzione è costante, la derivata è 0 dappertutto. E il teorema è banalmente vero. Se invece, caso più generale, il massimo è più grande del minimo, non può essere l'inverso per ovvi motivi, ok? Allora, e f di A è uguale a f di B, cioè assume gli stessi valori negli estremi, d'accordo? Ripeto, se il massimo e il minimo sono diversi, ma la funzione assume gli stessi valori degli estremi, allora gli estremi non possono essere simultaneamente di massimo o di minimo. La funzione può assumere, mi spiego meglio, se, vabbè, in genere non fa niente, è colorato. F di A è uguale a F di B, qui ho A e qui ho B. Se la funzione assume gli stessi valori negli estremi, okay, e il massimo e il minimo sono diversi, potrei per esempio avere la funzione fatta in questo modo. In questo modo in A e in B c'è il valore minimo, ma il massimo non è né in A né in B. Oppure potrei avere una funzione fatta in quest'altro modo. Ho sempre il valore in A e in B fatta così. In questo caso in A e in B la funzione assume il valore massimo, mentre in un certo punto intermedio ha il valore minimo. Di fatto, se il massimo e il minimo sono diversi, se il massimo è più grande del minimo, allora gli estremi non possono essere simultaneamente di massimo e di minimo. O sono di massimo, o sono di minimo, o nessuno dei due. Ok? È chiaro questo? Ti prego? Certo. Il caso più generale è quello in cui questo è A e B, la funzione ha massimi e minimi ma all'interno dell'intervallo. Potrebbe succedere che coincidano con gli estremi, ma se coincidono con gli estremi non possono coincidere entrambi. Detto questo, posso andare avanti?
Vediamo se riesco a ripartire dove mi ero fermato. Cosa carico questa bici? Se il massimo e il minimo sono diversi e i valori agli estremi sono lo stesso, A e B non possono entrambi essere di massimo e o di minimo. Il massimo può coincidere con A e B o il minimo può coincidere con A e B, non tutti e due. Supponiamo che il massimo coincida con un punto C compreso tra A e B, come per esempio in questo caso il massimo è compreso tra A e B. Ok? Se x uguale a c è punto di massimo tra A e B, allora per quello che abbiamo visto nel teorema di Fermat, la derivata prima in c è nulla. Perché? Perché per ipotesi la funzione è derivabile in tutto l'intervallo aperto. Abbiamo visto che il teorema di Fermat, se la funzione è continua nell'intervallo chiuso limitato, ammette il massimo all'interno di AB ed è derivabile nel punto di massimo, la derivata è 0. Di conseguenza, se il punto di massimo cade tra A e B e in C la funzione è derivabile, per ipotesi, necessariamente la sua derivata è 0. Idem per il minimo. Quindi perché la funzione ha almeno un punto di derivata nulla tra A e B? Perché? Perché questo è un punto di massimo. E per il teorema di Fermat, nel massimo la derivata è nulla, nel minimo idem. E siccome la funzione è limitata, ci sono sicuramente il massimo e il minimo. E non possono entrambi coincidere con gli estremi. Se B fosse qui, se fosse solo questa parte, il minimo coinciderebbe con gli estremi, ma non il massimo. Se l'intervallo fosse questo, il massimo coinciderebbe con gli estremi, ma non il minimo. E in quel punto la derivata è orizzontale, è 0. La gente orizzontale è derivata. Quindi funzione continua in intervallo chiuso limitato a massimo e minimo. Nei massimi e minimi, visto che è derivabile, la derivata non può che essere 0 per il teorema di Fermat. Ok? Quindi in C, C punto di massimo oppure di minimo, quindi sto preso per massimo come esempio, la derivata non può che essere 0. Altro teorema, ultimo di oggi. Questo teorema generalizza il precedente. È identico a quello di Rolle, tranne che manca la terza ipotesi. Lascio cadere l'ipotesi che agli estremi la funzione abbia lo stesso valore. Se vi ricordate, ve lo dimostro. In Lagrange la terza ipotesi di Rolle non c'è. Le prime due sono identiche, manca la terza. Se una funzione continua in un intervallo chiuso limitato a B, derivabile nell'intervallo aperto, allora, conseguenza, esiste almeno un punto tra A e B, chiamiamolo C, dove la derivata, la F' calcolata in C, ha lo stesso valore del coefficiente angolare della secante per gli estremi, cioè la differenza delle ordinate negli estremi diviso le ascisse degli estremi. Questo teorema prende anche il valore medio per le derivate.
vediamo cosa significa graficamente. Posso andare avanti? Vedete che questo teorema include quello di Rolle come caso speciale, perché se f di A e f di B sono uguali, questa differenza vale 0 ed f' di C è 0. Okay? È una versione più generale di quello di prima. Vado? Questo è sul significato grafico. Ho l'intervallo AB, la funzione, questa è in netto, all'interno dell'intervallo è continua, è derivabile, okay? E se prendo le ordinate negli estremi, f di b ed f di a, ne faccio la differenza, diviso AB, ho il coefficiente angolare della retta secante per i due estremi. Prendo la retta che passa per l'estremo A f di A e l'estremo B f di B, questa retta ha un coefficiente angolare che è la differenza delle ordinate f di B meno f di A diviso la differenza delle ascisse B meno A. Questo è il coefficiente angolare. E il teorema mi dice che c'è almeno un punto, qui ce ne sono due, dove la tangente, quindi la derivata prima di quel punto, ha lo stesso valore del coefficiente angolare della secante per gli estremi. Okay. Se immaginate di alzare questo punto e abbassare questo, trovate una condizione in cui la derivata è orizzontale e ritroviamo il teorema di Rolle. Ok? La dimostrazione di questo è abbastanza semplice. È sufficiente costruire una funzione ausiliaria. Prendiamo la funzione g fatta in questo modo. G è f di x, la funzione con cui abbiamo a che fare, meno il coefficiente angolare della secante, quindi f di b meno f di a fratto b meno a per x meno a. Questa funzione è continua in tutto a b perché è la somma di due funzioni continue, f di x continua. Questa è una retta di primo grado, è continua anche quella, la somma di funzioni continue è continua, è derivabile perché lo è f e lo è x, d'accordo? E quindi, ultima ipotesi, in a e in b assume lo stesso valore perché se al posto di x metto a, questa parte viene 0, quindi g di a è uguale a f di a, se metto b al posto di x ho f di b, qui ho b meno a, b meno a e b meno a si semplificano, f di b meno f di b meno meno f di a fa f di a. Quindi in a e in b la g ha lo stesso valore. Quindi questa funzione ausiliaria verifica le ipotesi del teorema di Rolle. Contiene tutto l'intervallo, derivabile all'interno e assume gli stessi valori negli estremi. Quindi c'è un punto all'interno di AB dove la derivata di g è 0. Ma se la derivata di g è 0, allora g' in c vale la derivata di f, che è f' in c, meno la derivata di x meno a vale 1, quindi meno questa parte. Ma se questo è 0, è sufficiente portare questo fattore a destra e trovate la tesi del teorema. Vi ripeto, in sostanza dimostro il teorema semplicemente utilizzando il teorema precedente applicato a una funzione ausiliaria che verifica il teorema di Rolle nello stesso intervallo. Tutto chiaro? Questo teorema di Lagrange, cioè il teorema del valore medio della derivata, ha importanti conseguenze. Ditemi se posso andare avanti.
In particolare consente di costruire un cosiddetto criterio di monotonia. Cioè, il teorema di Lagrange ci permette di sfruttare la derivata prima per capire se la funzione è monotona, in particolare se è crescente o decrescente. Che significa crescente? Allora, prendiamo una funzione f di x qualsiasi, che sia continua in intervallo chiuso limitato. Dico che è crescente se, prendendo due valori della x, uno più piccolo dell'altro, cioè se x è minore di x con 0, allora le ordinate rispettano la stessa diseguaglianza nello stesso senso. Cioè l'ordinata calcolata in x è più piccola dell'ordinata calcolata in x con 0. Allora la funzione è crescente, cioè al crescere della x cresce anche la y. Se x aumenta, la y aumenta. Ok? È chiaro? Idem ovviamente se la x è maggiore di x con 0, anche f di x è maggiore di f di x con 0. Qualunque sia la coppia di punti nell'intervallo. Questo è un punto importante. Questa diseguaglianza deve funzionare qualunque punto, qualunque coppia di punti io scelga nell'intervallo in questione. A x crescenti corrispondono y crescenti. Che significa? Per esempio questa funzione non è monotona, perché se prendo due punti, uno in questo punto e uno in questo, le corrispondenti y sono ordinate nello stesso modo, cioè a x crescenti corrispondono y crescenti, ma se un punto lo prendo qui e un punto lo prendo qua sopra, a x crescenti corrispondono y decrescenti. In questo intervallo AB questa funzione non è monotona. Cioè non ha lo monotono, significa ha lo stesso comportamento. O è sempre crescente o sempre decrescente. Sempre significa per tutte le x che posso scegliere. Viceversa, dico che è decrescente se nelle stesse condizioni il senso della disequazione si inverte. Cioè, se a x aumenta, la y diminuisce. Se x è inferiore a x con 0, allora l'ordinata in x è maggiore dell'ordinata in x con 0. All'aumentare della x, la y diminuisce. In quel caso dico che è decrescente. O è decrescenza in senso stretto. Ok? Qualunque coppia di punti xy, x0 li consideri nell'intervallo. Se la funzione è crescente o decrescente, il rapporto f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0 ha un determinato segno. Perché se la funzione è crescente, questo numero è più grande di questo quando questo numero è più grande di questo. Quindi più diviso più fa più. Se è decrescente, se x è più grande di x con 0, f di x è più piccolo di f di x con 0. Quindi numeratore è negativo, denominatore è positivo e il rapporto è negativo. È chiaro questo fatto? Se la funzione è crescente, la variazione dell'ordinata fratto la variazione dell'ascissa produce un segno positivo. Se la funzione è decrescente, la differenza tra l'ordinata fratto la differenza dell'ascissa, che gli stessi punti, ha un segno negativo. Ok? Ma allora, prego. Se vado a vedere il grafico che illustra questo, una retta che abbia coefficiente angolare positivo, y uguale a 2x più 1, è una funzione ovunque in tutto il suo dominio crescente, perché all'aumentare della x aumenta anche la y. Invece la parabola è una funzione che non è monotona, perché in questo caso, per esempio, con la concavità verso l'alto, a sinistra del vertice è decrescente, a destra del vertice è crescente. Cambio di comportamento. Ok?
torniamo al nostro teorema di Lagrange, questo ci aiuta a stabilire un criterio di monotonia. Perché se abbiamo una funzione, e supponiamo che sia continua e derivabile nell'intervallo AB, allora se la funzione è crescente, se la sua derivata prima è sempre positiva o minima. Cioè, se la funzione è crescente, la sua derivata prima non può essere negativa. Questo è un effetto combinato del teorema di Lagrange e del teorema della permanenza dei segni nel limite. Posso andare avanti? Per quale ragione? Beh, se la funzione è derivabile nell'intervallo AB, lo è anche in qualunque intervallo x con 0 io scelgo all'interno di AB. E abbiamo visto che per il teorema di Lagrange il rapporto tra la differenza delle ordinate e la differenza delle ascisse assume il valore della derivata in almeno un punto interno tra x con 0. D'accordo? Ora, se la funzione è crescente, questo rapporto abbiamo visto che è positivo. Ma se il rapporto è positivo, la derivata prima, che corrisponde al limite in C quando x e x con 0 tendono allo stesso punto che sarà C, non può essere negativa. E viceversa, se la funzione ha derivata positiva, questo rapporto non può essere negativo, sarà positivo o nullo. Quindi, passando al limite, se x tende a x con 0, C va a tendere a coincidere con x con 0 e la derivata prima in x con 0, se la funzione è decrescente, sarà minore o uguale a 0. Quindi se la funzione è crescente e ci fosse un punto dove la funzione fosse negativa, f' dovrebbe essere negativo, ma se fosse vero, okay, dovrei avere che questo rapporto è minore di 0, ma questo è negato dal fatto che la funzione è crescente, non decrescente. Quindi se la funzione è crescente, la derivata prima non può essere negativa, sarà positiva o nulla. Se la funzione è decrescente, la derivata prima non può essere positiva, sarà negativa o nulla. Questo ci fornisce un criterio di monotonia. Posto che la funzione sia continua e derivabile in un intervallo, se vado a calcolare la derivata e ne studio il segno, dove la derivata è positiva, la funzione è crescente. Dove la derivata è negativa, la funzione è decrescente. D'accordo? Esempio, abbiamo già visto, funzione crescente, aumentare dell'x, x diminuisce, la derivata è positiva o nulla. La derivata prima non può essere negativa. Non so se è chiara la differenza tra le due situazioni. Se la derivata è positiva, sono certo che la funzione è crescente. Se la funzione è crescente, la derivata è positiva o nulla, non può essere negativa. Le due cose sono equivalenti, non completamente. Il segno della derivata prima mi informa sulla monotonia della funzione. La monotonia della funzione mi informa in parte sul segno, cioè se la funzione è crescente, la derivata sarà positiva o al minimo nulla, non può essere negativa. Quindi ripeto, se ho la funzione, faccio la derivata, studio dove la derivata ha un certo segno, so che se il segno è più, la funzione ha questo comportamento, è crescente. Se il segno è meno, la funzione è decrescente. Se la funzione ha un punto dove la derivata è 0, passerà ad essere decrescente, derivata a nulla, quindi tangente orizzontale, di nuovo crescente. In quel punto lì, vedremo tra un attimo, cambia la concavità.
questo l'abbiamo già visto, la funzione costante, la derivata è 0. Se due funzioni hanno la stessa derivata, altra conseguenza del teorema di Lagrange, la loro differenza è al massimo una costante. Funzioni diverse possono avere la stessa derivata a patto che la loro differenza sia costante, non dipenda da x. Il criterio di monotonia ci aiuta, è la chiave, per andare a indagare se e dove la funzione presenta massimi o minimi. Come abbiamo visto qualche esempio fa, qualche grafico fa, anzi qualche esempio, dove la funzione cambia di comportamento, passa da decrescente a crescente o un minimo. Ma questo lo trovo per esempio se ho il segno della derivata, qui la derivata è negativa, qui è positiva. Dove la derivata cambia di segno ho un minimo. Il minimo si cambia da meno a più. E l'inverso, se cambia da crescente a decrescente, ho un massimo. Quindi studiare il segno della derivata mi informa sugli intervalli della funzione monotona, dove crescente e decrescente, nei punti dove la derivata si annulla cambiando di segno, ho eventualmente massimi e minimi, se la funzione in quel punto è derivabile. Quindi per esempio, ecco, supponete di avere una funzione, farne la derivata e trovare che a sinistra di un certo punto è negativa, qui il tratto è tratteggiato, non si vede bene ma dovrei mettere il segno, passa da meno a più, il segno della derivata cambia da meno a più, la funzione è decrescente, freccetta verso il basso, accrescente, freccetta verso l'alto, ho un minimo in generale relativo. Dove la funzione è continua, è derivabile, è a una derivata che si annulla cambiando di segno da negativa a positiva, ho un minimo. Il comportamento inverso, la funzione a derivata nulla ma cambia da positiva a negativa, la funzione passa da crescente a decrescente, ho un massimo. Si comporta come una parabola con la concavità verso il basso. Ci sono anche possibilità come x alla terza, dove la funzione ha sì derivata nulla, ma non cambia di segno. In quel caso ho un flesso. Un flesso orizzontale, perché in quel punto la tangente è orizzontale. E potrebbe essere da più a più o da meno a meno, rimane comunque un flesso orizzontale. Quindi, grafico della funzione con la parabola con gravità verso l'alto, decrescente, crescente, ho il minimo, crescente, decrescente, ho il massimo. Crescente 0, crescente flesso, decrescente 0, decrescente, un altro flesso orizzontale. Ecco, orizzontale perché in quel punto la tangente è orizzontale. Ci sono anche flessi con tangenti non orizzontali. Esempio. Esercizio. Data la funzione è una cubica x alla terza meno x alla seconda più 1, trovare se la funzione presenta massimi o minimi e in quali punti. È un polinomio, la funzione continua e derivabile su tutto R, possiamo benissimo applicare Rolle, Lagrange e le loro conseguenze. Quindi vado a calcolare la derivata e ne studio il segno. La derivata sarà la derivata di x alla terza, che è 3x alla seconda, la derivata di meno 2x alla seconda è meno 4x, la derivata di 1 è 0. Quindi studio il segno di 3x alla seconda meno 4x, fattorizzo, si annulla in 0 e in 4 terzi. Poi qui, ahimè, il tratteggio non si vede tanto, qui è tratteggiato, qui è continuo, dove continuo è positiva, dove tratteggiata è negativa, meno, più, più, la prima riga, meno, meno, più, la seconda riga, meno per meno, più, più per meno, più per più, più. Quindi la derivata prima cambia segno in 0 e in 4 terzi,
ma in zero passa da positiva a negativa, quindi la funzione va da crescente a decrescente, a un massimo. In 4 terzi da decrescente a crescente, a un minimo. Quindi 0 e 4 terzi sono punti rispettivamente di massimo e di minimo relativo. Ok? Per trovare le ordinate dei punti è sufficiente inserire 0 e 4 terzi nella formula della funzione e trovi i relativi punti. Ok? 0 ordinata 1, 4 terzi ordinata, eccolo qua, meno 5 ventisettesimi. In rosso avete la funzione crescente, derivata positiva, derivata si annulla, decrescente, derivata si annulla di nuovo, torna a essere crescente. Quindi entrambi i punti, la derivata prima è nulla, ma si annulla cambiando segno in modo opposto. Il massimo a coordinate 0, 1 e il minimo a coordinate 4 terzi meno 5 ventisettesimi. E questo è un punto cruciale per riuscire a scrivere, a disegnare almeno qualitativamente il grafico della funzione. Si fa sapere se è un massimo, se è un minimo, se è crescente o se è decrescente. Ok? Provate a fare lo stesso con la funzione per l'esercizio x alla seconda più 2 su x. Ci trovate se la funzione ha massimi o minimi e dove sono. Quindi la risposta è il minimo in 1, 3. Oppure termine per quale valore di x è crescente logaritmo di x meno x quadrato mezzi. La risposta è crescente tra 0 e 1. E infine, data f di x uguale a x meno sin x per cosin x, verifica che è crescente qualunque sia la x. Avete domande?